Uno o più malviventi, mascherati, penetrano in un'abitazione ed uccidono barbaramente, con asce e coltelli, un'intera famiglia. Un uomo, sua moglie ed i figli, il più piccolo dei quali ha 4 mesi. Si racconta che i vicini, accorsi alle grida, udirono una delle bambine invocare con voce rotta dal pianto: «Zio, non mi ammazzare!» Ma invano. Nessuno parlò e gli assassini rimasero sconosciuti alla giustizia. Quella famiglia crudelmente sterminata era quella di Giuseppe Ruvolino, emigrante calabrese a New York. Aveva partecipato a una rapina organizzata dal clan mafioso al quale si era affiliato. Ma qualcosa va storto. La rapina fallisce e la polizia lo cattura. In cambio della libertà, fa i nomi dei suoi complici. A seguito della delazione, ottiene la libertà. Scarcerato, è consapevole che lo sgarro equivale alla condanna a morte da parte dell'organizzazione La Mano Nera, a cui appartiene. Lascia gli Stati Uniti e con l'intera famiglia rientra in Calabria, nella speranza di sottrarsi alla vendetta dei compagni, ma tragicamente si sbaglia. Quando ti arrivava una lettera come questa, non potevi che pagare. A scrivere erano gli strozzini italiani che venivano a cercare soldi. Era la Mano Nera. Una vicenda tutta interna al mondo dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti. Criminali italiani o di origini italiane che taglieggiavano loro compaesani. Il nome dall'usanza di mettere teschi con ossa incrociate ed una mano nera nelle lettere ricattatorie. Chi non pagava veniva picchiato o bruciato vivo. A volte veniva ritrovato lungo una strada, dentro a un barile. Da New York a Chicago, poi San Francisco e New Orleans, gruppi di siciliani, calabresi e campani si riunivano dietro l'effigie della Black Hand, una sorta di vessillo dietro al quale si nascondevano criminali di ogni estrazione. I principali capibanda erano i napoletani Enrico Alfano e Pellegrino Morano ed i siciliani Giuseppe Morello ed Ignazio Lupo. Giuseppe Morello, originario di Corleone, Sicilia, chiamato l'artiglio per la deformità della mano destra, diventerà il capostipite della famiglia genovese di Cosa Nostra. Fra i suoi sodali, un giovane emigrato per sfuggire alle patrie galere, il suo nome Don Vito Cascioferro, il quale, tornato in patria, diventerà il primo re di Cosa Nostra italiana. Un riferimento per la mafia americana italiana, fino a quando non incontrerà sulla sua strada un altro italiano, il poliziotto Joe Petrosino. Fino a quando l'opera criminale di taglieggio era interna al mondo dell'immigrazione italiana, le autorità statunitensi non ritennero di perseguire i colpevoli, anche per l'incapacità di comprendere il linguaggio. Ma la capacità di espansione della Mano Nera inizia ad andare oltre la comunità italiana. Ecco allora che nasce, guidato dal poliziotto italiano Gio Petrosino, un nucleo che specificatamente aveva il compito di debellare la Mano Nera. Un compito che Petrosino pagherà con la vita, ucciso in Italia dallo stesso Don Vito Cascioferro.